Per la sesta giornata d'andata del campionato di promozione Girone B, di scena al comunale di Montemarcone il Miglianico. Prima azione di rilievo al 19esimo, sono i sangrini a rendersi pericolosi con Giannico, che di testa manda sulla traversa. 23esimo, nuova occasione per i padroni di casa, ma Cicco Cioppo da ottima posizione svirgola. Pressing continuo degli uomini di Flocco, che al 26esimo perdono con Giannico un'altra buona opportunità. 33esimo, ottimo assist di Perucci per Dicencio, salva risultato un difensore bianco-blu. Al 34esimo protagonista Barbetta, estremo difensore ospite, per atterramento su Perrucci, e al signor Mannella, direttore di gara di Avezzano, non resta che segnare il penalty. Sul dischetto Giannico, che non manca l'appuntamento con il gol. Vantaggio ampiamente meritato per il blu arancio, perennemente in attacco. Nei minuti di recupero un errore difensivo offre la prima vera occasione al Miglianico, ma D'Arcangelo, attentissimo, scaraventa il pallone fuori. 20esimo della ripresa, corner per i sangrini, alla battuta per Rucci, bravissimo nel servire di Virgilio, che di testa sigla il 2-0. È un assedio continuo quello dei padroni di casa, che al 26esimo, prima con Giannico, poi con Perrucci, vedono sfumare la terza rete. Fortunato in questa occasione il Miglianico, che grazie ad Anzideo salva per la seconda volta la propria porta. Al 33esimo Perrucci, indubbiamente il migliore dei suoi, sfodera un bolide dal limite. C'è Barbetta. Al 33esimo ci riprovano gli ospiti su calcio piazzato. Al tiro Eleuterio, spazza in angolo Thieri. 45esimo, ottimo assist del nuovo entrato Visco per Perrucci. La sfera giunge a Giannico, che conclude in rete, e il 3-0. Al 48esimo arriva il poker per i sangrini. Questa volta è Giannico a servire Perrucci, che conclude la sua splendida prestazione siglando il 4-0. Successo meritatissimo per i padroni di casa, che restano agganciati alla capolista Montesilvano con un solo punto di distacco. Mandiamo le interviste di Val di Sangro Miglianico. Mister Flocco, una vittoria meritata ampiamente, abbiamo visto sul campo. Io non ho visto il Miglianico per niente, merito dei suoi sicuramente, anche perché il 4-0 ci sta, ma poteva esserci anche qualcosina in più. No, no, questo no, abbiamo fatto una grossa partita, venivamo da una sconfitta, ci tenevamo, abbiamo fatto bene, eravamo determinati, è una partita, una vittoria che volevamo, l'abbiamo ottenuta a pieno merito, con una buona squadra, ben allenata. Quindi è ben messa in campo, nulla toglie ai nostri meriti assolutamente. Una brutta notizia da darle, il Montesilvano ha vinto 3-0. Vabbè, questo lo sapevamo, il campionato è lungo, noi siamo lì, l'importante è starci, sempre concentrati, rispettando tutti. Ma è una squadra fatta per un salto di categoria o è comunque troppo presto? Però è troppo presto, è una squadra fatta per il salto di categoria, però dobbiamo essere ben preparati a tutto, mantenendo sempre i piedi per terra, per giocarci tutto fino alla fine, perché i giochi, questo si terrà fino alla fine, perché tutte le squadre sono ben attrezzate. Oggi ho visto un ottimo Perrucci, a mio parere il migliore in campo. Sì, ma questo non lo devo scoprire io, sappiamo il valore di questo ragazzo, oggi l'ha dimostrato facendo il meglio di se stesso, non avevo dubbi su questo. Mister Mammarella, una sconfitta pesante che comunque rispecchia l'andamento della gara, una sola occasione per voi nei minuti di recupero primo tempo. Sì, sicuramente non era questa la partita dove, oddio, è il nostro desiderio era prendere punti, comunque la Val di Sangro si è dimostrata superiore, quindi diciamo meritevole della posizione in classifica che ha, quindi noi effettivamente abbiamo fatto un po' pochino per meritare qualche punto, perché sinceramente comunque fino al primo tempo abbiamo retto, il calcio rigore è venuto da un errore nostro effettivamente nello scambio di marcature, poi giustamente il... Anche i due gol salvati sulla linea. Sì, certamente, comunque con questo non voglio diminuire, cioè commentare il 4-0 non è che sia molto difficile da parte nostra, quindi cioè, la sconfitta ci sta e quindi merita la Val di Sangro che comunque ha dimostrato di essere un'ottima squadra e auguro loro effettivamente di vincere il campionato, perché fino adesso le avversarie che abbiamo incontrato è risultata la migliore.